Jacopo Marinacci. Buon pomeriggio. Allora, siccome domenica, come vabbè, ogni giovedì qui, ho avuto l'occasione comunque di assistere alla sua capacità. Sei andato a messa? Certo. Sì, sì, è venuto. Questa è una notizia. Beh, certo. Ti aspettavi? Sei andato a seguire la messa di Don Walter? Sì. Ok. Sì, sì. Con la nonna. Con la nonna sei sì, andato? Sì, con mia nonna. Come nonna si chiama Virginia. Tua nonna? Ciao nonna Virginia. Ciao nonna Virginia. Dunque, però, appunto, sono stato intrattenuto da Don Walter, che intrattenuto forse è una parola... Dillo meglio. Cioè, sembra che abbiamo parlato e... Allora, dunque, ho avuto il piacere di poter assistere all'omelia di Don Walter e siccome Don Walter ha parlato di una parabola, una storia, come la... Sì, era il Vangelo secondo Marco, Vangelo quindi un passo del Vangelo, sono rimasto particolarmente colpito, quindi io in realtà vorrei che ci raccontasse una storia, sempre dai Vangeli o comunque dal Vecchio, dall'Antico Testamento, una storia di conversione. Allora, una storia di conversione sicuramente è quella che abbiamo visto di Saulo di Tarso. Cioè, Saulo era un estremista che seguiva la tradizione farisaica, per cui era uno che credeva nella legge, nell'osservanza meticolosa della legge e vede in questa setta che sta nascendo dietro a Gesù un grande pericolo per la religione ebraica. Li perseguita, è un violento e a un certo punto sulla via di Damasco ha un'illuminazione, un incontro che lui poi descriverà. Vedrà una luce, avrà un incontro con Cristo che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Questa parola è sconvolgente per lui, perché vede che questa divinità che gli appare si identifica con quei poveracci di seguaci di Gesù che lui sta perseguitando. E allora da lì cambia completamente la sua vita e diventa uno dei fondatori poi del cristianesimo, perché la sua teologia, la sua riflessione lo porta a essere un testimone della misericordia, perché da violento estremista diventa un uomo che testimonia l'amore di Dio e il perdono. Con chi vuoi conversare, Don Walter?